iniziato a correre che ero adolescente e i miei genitori erano contenti. Ma dopo si è rotto qualcosa. Da piccola mia mamma mi mandava sempre a prendere il pane, cioè io ero quella che dava soddisfazione alla mamma. Mancavano le uova per fare la torta. Najla, corri a prendere le uova. Pam, ero già lì. E lo facevo col tempo. Dicevo, mamma, misurami il tempo, guarda che andrò velocissimo. E mia sorella fa, ma non hai capito che ti prende? Cioè, lo fa solo così, vai. Faccio, sì, fa niente. Per me era l'importante andare e farlo velocissimo. Era una mia gara. Quindi di battere sempre il record nel prendere il pane più velocemente possibile. E questo è partito tutto, diciamo, da qua. Abbiamo avuto la fortuna di venire in Italia e mi sono subito trovata bene. La mia adolescenza, diciamo, che non è stata dei migliori per i miei genitori, perché ho iniziato a vivere quello che vivevano tutti i ragazzi della mia età. Questa cosa qua non l'ha presa molto bene, quindi lì è iniziato proprio le restrizioni anche per gli allenamenti, quindi magari rispondevo male e mi diceva tu domani non vai. Che ho iniziato a rendermi conto che c'era qualcosa che non andava. Mamma decise di portarci in Marocco, che è il suo paese di origine. Una volta arrivati lì ho capito che la realtà non era la vacanza, ma era la programmazione della mia vita. Nel senso, mamma decise di farmi sposare con un uomo più grande di me e lì iniziai a capire che le cose non erano. La prima cosa che ho pensato è scappare, andarmene. Non ho mai pensato allo sposarmi. Allora, quella mattina mi sono svegliata, mi sono messa i pantacollant, la maglietta, il vestito bianco e sono andata subito dalla parrucchiera. Poi dalla parrucchiera mi sono trovata in aeroporto. La mamma voleva farmi capire che avevo sbagliato, che dovevo pagare in tutti i sensi. E mi sono resa conto che io ero in pericolo. C'era di mezzo anche l'acido, c'era di mezzo cose che mi rimanevano sulla pelle, ecco. Lui ha avuto paura. La prima cosa che ho pensato è scappare. Visto queste persone ho iniziato a correre e lì ho iniziato a rendermi conto che non mi avevano lasciato in pace. Mi ero preparata con dei bigliettini, c'era scritto: se hai visto qualcosa, contattami, ho bisogno di aiuto. Ce li avevo stampati, li buttavo in giro nella speranza che qualcuno potesse aiutarmi. Le cose diventavano sempre più complicate a casa, io non sapevo più come uscirne, come fare. E diciamo che lì l'unica fuga, l'unica via d'uscita, diciamo, era, dato che non sapevo come farlo, ho compiuto un gesto estremo, che è quello di tentare il suicidio. Tentare il suicidio non era un modo di togliermi la vita, ma era un modo per chiedere aiuto. Quando mi sono risvegliata dal coma mi sono sentita fortissima, ho ripreso subito a fare sport. Però per i miei genitori ero morta. E da lì ho iniziato a vivere in una comunità protetta e lì mi sono sentita sola. Ma mi sono aggrappata alla cosa che mi rendeva felice, la corsa. Ora, grazie allo sport, ho ritrovato la mia identità, il mio lavoro e la mia passione. Sono anche una running coach e in questa possibilità di insegnare alle persone non mi risparmio mai. Prossimo obiettivo è salire sul podio ai campionati italiani e andare a rappresentare l'Italia all'estero. Tutti ricordiamo le date fondamentali della nostra vita. Io ricordo ancora quel giorno in cui il mio allenatore mi ha detto qualcosa che ha cambiato profondamente il mio percorso. Non mollare mai, non abbatterti, credici sempre e ricordati. Gli ostacoli non vanno evitati, gli ostacoli vanno affrontati e superati.